dopo tanti anni sono tornato a Torino. Ho un ospite d'eccezione. Avvocato, perché ha scelto il Campo Combi come posto di appuntamento? Chiaro, Sivori, quando mi hanno detto, dice, lei farebbe un'intervista con Sivori, mi sono detto prima di tutto, a Sivori non posso dire di no. Intanto per il piacere che ci ha fatto a noi, quindi questo non è un piacere semplicemente dovuto. Poi, l'ho detto subito, vorrei vederlo su questo campo, perché qui l'ho visto la prima volta. Ricordo quando sei arrivato dall'Argentina, era 57. Sì, giugno del 57. Giugno 57. Su questo campo, in questo angolo qua, in posizione da mezzo sinistro, da numero 10, ho visto questa specie di giovane senza parastinchi, con questa gamba così, che mi sembrava quasi più lunga dell'altra. Era solamente, diceva, solo il piede sinistro. E poi ho rivisto un uomo che mi sembrava che avesse una gamba sola, che era Garrincha. Ma Garrincha credo che aveva la gamba destra più lunga. Anche. Sì, forse aveva Garrincha qualche problema fisico. Sì, sì, sì. È vero, sì. Avvocato, io volevo parlare un po' di questo nostro campionato italiano. Lei ha visto domenica scorsa Torino-Milan, cosa le è apparso? Beh, Torino-Milan non è stata una grande partita. Poi sai, le partite che finiscono 0-0 non sono mai divertenti. Ma a parte questo, io l'ho detto in agosto, quindi prima che fosse avanti a tutti, la mia sensazione è che questo campionato lo vincerà il Napoli. Non solo perché è in vantaggio, ma perché è una squadra forte, perché ha un giocatore eccezionale, un giocatore che potrebbe fermare solo Goicoechea, che per fortuna non è nel campionato italiano. Lo potrebbero fermare forse delle preoccupazioni psicologiche, ma voi ci avete a Lodi, che a Napoli oramai credo che anche il controllo delle nascite riuscirà a stabilire, quindi a creare una certa serenità. Poi ci avete, ho visto domenica un San Paolo, ho visto in televisione un San Paolo straordinario, poi ho visto che avete un modo di fermare la gente come avete fermato Pascione, che se continua vi dà una certa serenità pure. Sì. Allora lei crede che l'avversaria per questa Juventus è senza dubbio Napoli? Ma non direi che è l'avversaria per la Juventus, direi che è l'avversaria per tutti, diciamo, no? La Juventus è fra le tante inseguitrici. E poi direi che c'è anche un altro fatto, che il vostro presidente Ferlaino, fra i presidenti del centro-sud, potrà fare meglio del senatore Viola, perché Viola ha vinto il 50% dei campionati della Roma, lui vincerà il 100% dei campionati del Napoli. Benissimo, un'altra domanda, avvocato. Si parla molto in questi giorni del terzo straniero, cosa dice lei? Ma tu sai benissimo che per me tre stranieri sono pochi. Io vorrei vedere la liberalizzazione totale e che poi i nostri giocatori fossero così buoni che uno non sceglie gli stranieri. Ho capito benissimo. E quando era presidente suo fratello Umberto ha scelto un galese e nell'anno 57 ha significato per la Juve 3 scudetti e 2 Coppa Italia. Può avere lo stesso significato Rush? Bisognerebbe metterci accanto un Sivori. Io la ringrazio molto, avvocato, ma penso che avrete ancora la possibilità di un Laudrup, casomai il terzo straniero andasse bene, e un Platini che credo possa ancora dire qualcosa nel campionato italiano. Platini è forse il giocatore che io conosco che ha portato la tua stessa maglia e io dico che giocava meglio di te. Se fosse qua lui io direi che tu giocavi meglio di lui, questo qua è evidente. Ma ho un po' paura che ha perso il gusto del gol, la voglia del gol. Quello succede spesso quando si ha più di 30 anni, avvocato, ma può trattarsi anche di un periodo che non dure molto, perché a me mi è successo un po' nella Juventus e nell'anno 65. Io ho ritrovato me stesso durante 2 anni dopo a Napoli. Allora tu dici che gli tornerà il gusto del gol, ma io voglio che gli torni a Torino, non che cambi sede. No, ma io penso che tornerà il gusto del gol a Torino. Avvocato, io ho visto 3 grosse Juventus, ho saputo di una terza. La prima quando lei era presidente, la seconda che ho fatto parte quando il dottor Umberto era presidente, e poi questa di Boniperti. Se lei dovesse scegliere la Juventus più bella di tutte quelle che ha visto lei, che ha visto più di me, quale scegli? Era quella ancora prima che ci fossi te, quella quando c'era Boniperti ragazzino, c'erano i 2 Hansen mezzale, c'era Presta alla sinistra, questa era la squadra più forte che ho visto. E poi è stata fortissima la Juventus, che ha poi perso la finale di Coppa dei Campioni ad Atene e che in quell'anno lì non ha guadagnato nulla. Avvocato, io la devo ringraziare moltissimo della sua partecipazione alla nostra trasmissione. Tanti grazie e arrivederci. Tante cose, addio Silvio, stai buono, addio.